ruolo, se sarà confermato, perché è il terzino sinistro, perché adesso insomma la squadra dell'anno scorso, una squadra che ha fatto un campionato da salvare, insomma ha fatto un buon campionato, giocatori secondo me molto validi, si conoscono bene, ancora meglio di noi, che si giocano insieme da ormai che sta ancora qui, che sta insieme, sono 3 o 4 anni, con questo sistema di gioco, con questi giocatori, quindi è una squadra ben collaudata, per cui sarà una partita veramente. Poi a Cagliari è sempre un campo difficile, cioè, ho sempre trovato delle grandi difficoltà io a giocare a Cagliari, anche se mi è capitato di vincere, mancherebbe, però è sempre una partita molto insidiosa. Tra l'altro Cagliari e Lazio l'anno scorso state le due trasferte forse un pochino più complicate, non ha giocato benissimo l'Atalanta in entrambe le occasioni. È vero anche che Cagliari è arrivato al momento insomma che noi eravamo forse un po' più tranquilli e fuori a livello magari di attenzione, loro invece stavano giocando, erano delle partite che li poteva far avvicinare alla salvezza in maniera decisiva, chiaramente forse un discorso di emulazione un po' diverso, però comunque è in campo solitamente molto insidioso. Secondo lei che li ha diciamo sotto mano, quindi li vede bene, no? Tutta la settimana potrebbe essere la partita di chi? Non so, c'è qualcuno che ha visto più... Dei più possibili. Noi dobbiamo cercare di non farci, sfasciare la testa da lui, no? Dobbiamo proseguire così. L'equilibrio è sempre stato, secondo me, il miglior compagno di viaggio per una squadra. È il miglior compagno di viaggio, perché se uno va dietro a... Noi abbiamo lavorato bene, la squadra si sta allenando bene, la squadra sta in salute, c'hanno voglia. Poi ripeto, poi il calcio a volte giochi, fai una partita schifosa e la vinci. E a volte fai una buona partita e non riesci a portare a casa il risultato. Ne capiteranno partite così, capiteranno partite che non vedremo di vincere e magari le portiamo a casa. Quindi dobbiamo proseguire, il lavoro alla fine prende sempre, questa squadra lavora molto bene. Questa squadra è una squadra compatta, è una squadra che sa quello che deve fare, conosce bene quali sono le cose da fare, le conosce bene, sanno come dobbiamo giocare, quindi si può perdere pure una partita, però io sono convinto per quello che abbiamo fatto e per quello che andremo a fare, il lavoro alla fine ci darà sicuramente, quindi dobbiamo solo stare sereni, tranquilli e continuare. L'ultimissima cosa, abbiamo visto spesso fare a Cigarini il Biondini e a Biondini il Cigarini domenica scorsa. Sì. È una cosa cioè, di affiata, cioè tante volte impostava, Biondini. E dobbiamo, non possiamo pensare di avere solo un giocatore che poi va a cercare di iniziare l'azione, altrimenti una volta che fanno una caduta vista con Cigarini si è morta, dopo ne va a risentire tutta la manovra. È chiaro che Cigarini è il nostro giocatore deputato a costruire, questo è poco ma è sicuro. Quando comunque Cigarini è marcato dagli avversari, è messo nelle condizioni di non ricevere palla, è chiaro che l'altro comunque si deve far vedere e deve andare a cercare di almeno di iniziare la manovra. Ma Biondini può fare tranquillamente bene, Biondini è un giocatore veramente esperto, è chiaro che le sue caratteristiche sono altre, ma lo può fare tranquillamente, quindi secondo me domenica ha fatto una partita straordinaria. Questo lo dico anche tanto era arrivato a metà settimana. Abbiamo le indicazioni a livello fisico, è stato mostruoso, anche a livello tecnico, uno di quello che ha giocato più palloni e uno di quelli che ne ha sbagliati di meno. Non lo dico io, ci sono i dati, quello scritto, è inconfutabile. Va bene? Grazie.